Pensavano di avermi fermato per sempre, pensavano che il loro ban di una settimana potesse allontanarmi per l'eternità dai campi di gioco, pensavano veramente che il Dreddone si fermasse nel suo grinding di mimetiche. E invece no, dopo una settimana di carcere, dopo una settimana di allontanamento forzato, dopo una settimana di lavori socialmente utili, dopo una settimana di guardare il muro e non poter giocare alla play, siamo tornati su Black Ops 6 con il terzo episodio della rincorsa. Corsa alla mimetica Dark Matter. Bentornati sul mio canale di gaming. Bentornati sul mio canale di gaming. Oggi siamo qui per proseguire la nostra avventura e rincorsa alla mimetica che tutti bramiamo, la mimetica Dark Matter. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like, un commento. Arriviamo a 10.000 like perché noi non abbiamo paura del ban. Non abbiamo paura di nessuno. Fatemi sapere anche nei commenti se state seguendo la serie. Fatemi sapere nei commenti quello che cazzo vi pare. In descrizione trovate anche il link del video che è uscito sul primo canale questa settimana. Andatelo a vedere perché per me è molto importante. Tra l'altro, da lunedì sul primo canale uscirà una serie per le prossime settimane a cui tengo molto perché mi piace farla e è una cosa diversa che non ho mai visto fare a nessuno e quindi vorrei concentrarmi su quel contenuto. Quindi mettete la spunta sul calendario lunedì, al massimo martedì, dipende da quanto ci mettiamo a editare il video. Uscirà una nuova serie sul primo canale che spero vi piaccia. È relativa allo sport, è relativa non al calcio però. Oggi è una giornata importante, frate, perché oggi ci concentriamo sulla mimetica del fucile d'assalto Model L. Voi vi starete chiedendo perché cazzo stai usando tutte queste specialità rosse, perché siamo comunisti? No, assolutamente. Usiamo quella classe lì perché oggi andiamo a sbloccare ben tre mimetiche: la mimetica fiore di ciliegio, la mimetica cedro e la mimetica ovviamente oro. Per la mimetica fiore di ciliegio devo fare 50 uccisioni usando Model L, mentre la categoria combattiva esecutore è attiva. Per quella cedro 50 uccisioni col Model L con silenziatore, quindi è una cosa che puoi fare contemporaneamente, anzi la farai sicuramente contemporaneamente. E poi la oro sono le solite 10 doppie uccisioni o migliori usando il Model L. Questa è la classe che andiamo ad utilizzare. Silenziatore per la sfida, canna lunga perché ci piace, impugnatura anteriore verticale perché siamo fuori di testa, caricatore aumentato perché almeno non spariamo un colpo solo, impugnatura ergonomica perché sì, perché siamo crazy, calcio bilanciato perché facciamo calcio ma lo bilanciamo, e poi il fuoco rapido perché almeno shottiamo tutte le persone che ci troviamo davanti. Detto questo, avete già lasciato un mi piace, detto questo avete già lasciato un commento. Ci vediamo in game. Derelitto, siamo stati un po' fortunati, in realtà non è vero, ho cercato una mappa piccola che mi consentisse di fare almeno 30 kill e mi sono messo delle ricompense che non mi rompono troppo i coglioni. Oh, mi mancava la sensazione di giocare a Call of Duty. Prima di iniziare a entrare nel nostro discorso, io vorrei dire, a parte non sono più abituato, do cazzo sto andando, aiutato, aiuto, fermatemi, sto pushando come un pazzo. Raga, non c'ho la mira, non ho letteralmente la mira. Non c'ho mira, raga. Una cosa che volevo dire è che ho giocato da PC questi giorni e secondo me ho avuto la netta sensazione che il gioco sia ottimizzato 500 volte meglio su PC rispetto a, alla console. Ma non solo ottimizzato, la connessione, raga. Cioè io ho 10 giga di connessione a casa, ho giocato con 5 giga dal PC e da play gioco con 1 giga. Non ho mai visto una cosa, porca troia, una cosa così squilibrata. Cioè si sente tantissimo la differenza. Minchia, raga, non c'ho. No, sì, è terrificante. Sto a fare una fatica a mirare che non ci avete idea. Mamma mia, se inculano da dietro. Comunque, io quello che volevo dirvi è che torno al Games Week, raga. Quindi salvatevi la data. Io torno al Games Week, ci sarò sabato e domenica probabilmente. Ora dimmi come facevi a sapere che io spuntassi da lì. Ci sarò sabato e domenica. Settimana prossima vi dico meglio gli orari, però. Però ci sono. Madonna, raga, non c'ho la mira. E questa è la parte più importante. Oh, 10 di fila, frate, sta scherzando. Ok, va bene. Tanto adesso muoio. Guarda quelli! Guardati, 3, 2, 1, morti. Madonna, quanto coda, coglione. Devo sfruttare l'arco. Oddio! Si è buttato di sotto. Torno al Games Week, quindi vi aspetto al Games Week. Non fatemi fare la figura di quello che... che sto da solo al Games Week, perché poi mi sento male, mi deprimo, ok? Sabato e domenica ci sarò. Ma a me mi servono le munizioni, dammi l'AMES. Sperando di dirvi meglio gli orari poi quando sarà settimana prossima. Ah, buono, sono morto, dai. Sta a fa 18-0, buono. Ah, adesso si inizia. Tra l'altro mi manca andare un po' alle fiere perché non ci vado da tantissimo tempo. Ma veramente da tanto, tanto tempo. Cioè non mi faccio una fiera sensata, quindi sono felice di tornarsi. Poi mi piacerebbe in realtà farne anche altre in giro per l'Italia. Oh, guarda quello come muore, che non ha capito che c'ho ancora l'ARP. È finito, buono. Dove cazzo è? Aspetta,
sparito? Ah, rubato, si gode. Mi piacerebbe farle l'anno prossimo un po' di più, però vediamo, è tutta una questione di organizzazione, tutta una questione di cose, però mi manca fa... Guarda questo, regà. Regà, ho aspettato talmente da... Quindi sono gasato per GV. Sicuramente sabato faremo una cosa con Call of Duty, con COD. Mentre domenica non lo so. Cioè una cosa tipo un panel in cui parlo dei videogiochi, in cui dico si sdrogo. Andiamo un attimo in postazione che ho 0 secondi. Oddio, ma questo? A coglione. Ok, bella mira Dredone, complimenti. Meno male che esisti. Continuano a spawnare lì? Certo, che domanda. Ok, ok. Sono gasato. Appena mi hanno detto vuoi venire a Games Week, ho detto frate, sego. Ho detto se gode, ho goduto. Ma se c'è... No, aspetta. Riprendi un attimo in mano la situazione. Devi... Guarda quello dove era. Prendi un po' di punti, un po' di secondi devi prendere. Ho goduto, ho detto dai, non vedo l'ora di tornare con i miei boys e toccargli le palle. Se venite fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se solitamente andate alle fiere. Guarda, questo coglione ha rotto il cazzo. Io ho passato il periodo in cui le odiavo, non mi ha visto, e il periodo in cui le ho amate. Adesso sono nel periodo in cui mi mancano. Quindi sarei molto felice. Non mi vedono tanto se sto qui dentro. Sarei molto felice se mi veniste a trovare. Soprattutto perché il Games Week è un po', capito? Uè raga, ci vediamo al Games Week. Roba così, roba da nerd. Roba da merda, roba da infami. Vabbè, servì al tosso che c'era. Frate, è rotto il cazzo, scendi. Secondo? Li prendi tutti da dietro, ne fai uno e tutti gli altri sono despawnati. Ah, tu dici sei da solo? No, perché spuntano tutti là. Lo sapevo. Quanti kill stiamo? Ah, ne mancano 10. Guarda quello lì, Non può morire. Ok, buono. No, mancano un po' di più dei 10 kill in realtà, mi sa, perché cambia videogame, frate. Sì, ma abbiamo un po' di punti e questa la recuperiamo insieme, frate, te fidi. Quanto cazzo mi è mancato Call of Duty, sì. Non puoi capire. Cioè, vi ho detto, secondo me giocare su PC è molto più semplice perché la connessione è ottimizzata meglio. Cioè, ho proprio avuto questa sensazione enorme. Raga, ve ne siete resi conto che c'è un pallino rosso dietro di noi, che significa che c'è un cazzo di nemico là, no? Se ne siamo resi conto. Prendo un po' di punti. Raga, su PC con 5 giga di connessione è un altro gioco. I colpi entrano 1000 volte meglio. Ma possibile che conta così tanto la connessione ancora? Ma soprattutto, com'è possibile che se io ho 10 giga in wifi la play lagga come la madonna e devo attaccare per forza il cavo? Tu mi direi perché il wifi è una tecnologia del cazzo, e io sono d'accordo con te. Un attimo, lancio questa granata e faccio una kill dentro la finestra. Devo cominciare a girare, frate, gira, gira, gira. Questa va in cima, te fidi. Leva il coglione, gira lo spawn, bravissimo, spawn girato. Se gode e se rimane qua dentro. No, continuano a spawnare lì, ho finito le Semtex, incredibile. Un tizio dietro. È sempre lo stesso cecchino. Ma un altro. Ah, ho preso un ARP, regà, stando fermo in postazione. Porca troia. Quanto cazzo amo stare fermo in postazione e prendere tutte le ricompense del pianeta, regà. No, non li fa vincere. Bravo. Mannaggia il cazzo di Giuda. Abbiamo perso. Incredibile. Oh, 55-25. Stai a giocare. Fammi vedere come siamo messi, che magari abbiamo fatta, eh. 2 kill mancano. Ed è qua 11. Come cazzo è possibile, scusa? Com'è possibile che ero a 0 e a 0? E ho fatto 48 uccisioni col model, ma ne ho fatte 39 col model silenziato. Vabbè, cerchiamo di fare queste 11 kill che sono rimaste. Oh, postazione subsonic se gode. E poi dobbiamo fare solo le doppie. A parte il Games Week, oggi esce la season 1, che non vedrete in questo video perché esce alle 18 e sto video lo sto registrando al mezzogiorno, quindi è difficile che voi la vediate, però vabbè. Se gode. Vabbè, dal cazzo. Ma da dove cazzo? Madonna, questa mappa la amo e la odio. Non si capisce mai come cazzo giocarla, oh. Stanno momenti in cui fai le stragi, altri momenti in cui non te puoi muovere. Ah, elicottero nemico. Guarda quanto ci mette acquittata sta lobby. Ma poco, eh. Se non la battono in 3 secondi ci metto veramente. Però abbiamo sbloccato fiore di ciliegio, quindi tecnicamente ci mancano 8 kill silenziate e poi 10 doppie. Facile. Che mappa è? Red card. Subsonic dominio però. Come fa a essere dominio se... certo dev error. Io dominio non l'ho neanche selezionato. Si è bloccato il gioco. Skyline! Hai notato che come in ogni video c'è Skyline? Dicevo, oggi esce la season 1. Se gode, madonna che mira, non so se hai visto quanto l'ho smirato. Comunque sono gasato per la season 1. Escono tecnicamente mappe nuove, esce... Warzone, che vabbè. No, ma chi lancia le smoke? Sto coglione che è spawnato dietro, frate. Do cazzo vai, a coglione. Esce la season 1, esce Warzone, mappe nuove. Un perk nuovo. Perk nuovo. Esce un po' di robetta. Merda. Mi sono abbassato, Cristo redimimi. Ho deciso che non bestemmio più nella vita mia. Sono gasato. Più che altro poi metteranno le ranked tipo il 21 se non sbaglio. Comunque roba top, roba ciotta, roba infame. Quello lì, morto, godo. Frate, l'hai visto?
lo puoi uccidere? Perché dobbiamo fare tutte le mimetiche del pianeta. No, questa postazione è inutile. Non puoi più girare lo spawn adesso. Vabbè, questa postazione è persa, fanno 60. Perché non, il gioco non ti fa proprio girare la... Non ti fa girare lo spawn. Non ti farà mai girare lo spawn. Madonna, quanto ho smirato, frate, ma godo. Oh, ha conquistato? Secondo me, frate, mangiamo vivi, cazzo. Chiamo al contrattacco. C'è un tizio lì, no? Qua tutto chiuso, ok, barricati come dei bastardi. Se gode, quello fa il giro, eh. Ah, coglione, ma con chi pensi che c'è a che fare? No! Madonna, lo stavo massacrando. Peccato. Va bene, l'importante è che l'abbiamo presa. Questa è huge. Ditemi cosa vi aspettate voi da questa season 1, dalle ranked. Ci sono tante situazioni nuove. Ci sono tecnicamente anche armi nuove, se non ho visto male. Un perk che ti permette di non essere disintegrato dalle mine, che se potrebbe godere. Un attimo, mi devo concentrare, che qua... Dove cazzo stanno? Spuntano da sopra. Si prendono tutti i punti possibili e immaginabili da dentro la postazione, frate. Quello rispunta lì. Richiama lo UAV. Prendo tutte le ricompense così. C'è un tizio dietro. Massacrato totalmente. Questi sì, mangiamo, fratello, hai capito? Senti, fai il giro da dietro, che se no lo spawn se lo mangiamo. Nice playlist. Che cazzo? Ah, playstyle. Fratello, guarda qua che fai. Te metti qua e te fai il bagno. Se me non mi vedono mai. Ma vista come ha fatto. Vabbè, uno solo siamo portati a casa. Mancava proprio giù a Call of Duty. Sì, mi mancava morire all'infinito. Oh, 15-5 però, eh. Occhio, c'è il tizio lì sopra. Wow. Oh, vabbè che ho smirato, frate, però mi sembra esagerato non farlo morire per così tanto tempo. Ma scusa, 17-6, ma che non ho fatto 11 kill silenziate? Ma l'ho persa, non l'ho vista, frate. Ma frate, rifai il giro, che qua la situazione è pericolosa e pericolante. Madonna, no, sono rispawnati dietro di nuovo. Sono rispawnati dietro di me di nuovo un'altra volta. Non ci segredeci. Cioè, non è possibile. Perché pacciano tutto tranne gli spawn? Allora vi divertite. Allora siete dei sadici bastardi. Allora, io ho sentito delle opinioni che dicono che sto cod è brutto. Io dico che chi dice che sto cod è brutto semplicemente non ci sta giocando, fratello. Non è un cod brutto questo. È solo difficile. No, mi hanno chiuso fuori. È difficile ed è diverso. Poi io sono un pezzo di merda perché miro una colonna invece che il nemico. Ah! Madonna, questo l'ho massacrato, fratello. È solo un COD difficile, un COD complicato che non ti consente di fare il cazzo che ti pare. Perché? Perché è complicato. Tu ti metti così. Fai il tumore. Vuoi giocare a postazione? Sto già in modalità competitiva, sto già arrancando. Figurati. Se gode. Guarda, è 31-17. 31-17, come ho fatto a non fare le sfide che mi servivano? Secondo me non ho visto la notifichina. Ho imparato che se fai questo... Pausa. Zitto. Pausa. Zitto. Pausa. Zitto. Pausa. Zitto. Pausa. Zitto. Pausa. Zitto. Intanto fammi il 54. Ah, vedi, l'ho sbloccata. No, non ho visto la cosa. Quindi mancano le doppie. Mancano 7 doppie, frate. 7 doppie è nel chill. Sei sta fa. Prossima partita. 7 doppie. La missione più semplice che sia mai capitata su Call of Duty. Ovviamente io rimango complottista, nel senso che il videogame sa che tu devi fare le doppie. Quindi automaticamente ti abbasserà la vita. Ok, uno. Ok, prima. Mannaggia al cazzo, ma spunta sempre questo giapponese. Hai visto come su postazione la gente, oh, fa di tutto per non entrarci, eh? Sembra che c'hanno paura dei fai punti. Uno. Ma al secondo non ci sarà mai nella vita, zio. Puoi anche aspettare dentro la postazione. Loro non... Eccoli. No, c'è da dire che ovviamente non giocando da tanto c'ho la mira in culo, eh. Sto cazzo del giapponese, basta. Uno, te prego. Due, ok, se gode, un'altra. Mancano solo 5, frate. Ok, buono. Mancano tipo 4, credo. Come? Vabbè. È il giapponese che scrive in giapponese, frate. La vera domanda è: ma che cazzo ci fa in sta lobby? E al cazzo, coglione. Godo, questa è un'altra doppia. Basta scrivere in giapponese, nessuno ti capisce. Ma erano tutti lì veramente. Dread Cerepaha. Parla potabile, frate. Ma che vuol dire Dread Cerepaha? Ma che significa? Se gode. Ok. Ok. Se questa non è una doppia impazzisco, eh. Dai. Ci bombardano. 8000 colpi. Ok, questa è una doppia. Dammi l'oro. Mimetica oro. Se gode. Abbiamo vinto, se gode. 51-26. E se scrive GG Ads. Vorrei sapere che significa Cerepaha. Tartaruga. Ma dai, ma ha detto che sono una tartaruga. Oh, guarda che bella questa mimetica oro. Ennesima mimetica oro. Vediamola in game e vediamo com'è. Air Model L oro, se gode. Bella, carina. L'ho detto, sta mimetica oro è... Boh, è strana perché sembra un po'... È tipo opaca, capito? Quindi ci sta. Siamo arrivati alla fine anche quest'oggi. Io già vi anticipo che settimana prossima sicuramente... Intanto dopo domani uscirà il video del prestigio, se tutto va secondo i piani. Settimana prossima ci spariamo Air Goblin MK2. Mancano solo due fucili d'assalto.
assalto e la categoria degli assalto l'abbiamo in realtà finita, perché ripeto che due li abbiamo skippati, che erano l'XM4 e l'AMES, perché giocando l'ho sbloccata la oro e non l'avete visti, però li abbiamo. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo: non vedo l'ora di vedere il Goblin MK2, madonna di Dio. Grazie mille a tutti, ci sentiamo alla prossima, domani probabilmente esce Pokémon, ciao.